Ciao ragazzi, oggi parleremo di un caso che si svolse in Italia tra gli anni 50 e 70, ma che riemerse nell'anno 2007 grazie alla pubblicazione di un libro dal titolo Contattismi di massa. Nell'ultimo capitolo di questo libro, dal titolo Amicizia, il suo autore, Stefano Breccia, racconta la storia di un gruppo di persone, testimoni oculari della presenza di una comunità extraterrestre insediata in una base sotterranea nei pressi di Pescara. Da qui il nome del caso, Amicizia. Detto così, potrebbe sembrare una semplice storiella dai toni fantascientifici. Il racconto però è così ricco di dettagli e così affascinante che raccontarlo ne vale veramente la pena. Sarà solo frutto della fantasia dei protagonisti o potrebbe esserci qualcosa di vero? Ecco quindi il caso Amicizia, gli alieni che vissero in Italia. Nella primavera dell'anno 1956, durante un'escursione alla Fortezza Pia, una rocca che domina Ascoli Piceno, tre uomini, Bruno Sammaciccia e i suoi amici Giulio e Giancarlo, vengono avvicinati da due esseri in tutto e per tutto uguali ad esseri umani, a eccezione della loro altezza, uno alto all'incirca 2 metri e l'altro 3. Parlando con loro, vengono a sapere della loro origine extraterrestre, e quello è solo il primo di tanti altri incontri ai quali partecipano sempre più persone. Il passaparola desta la curiosità di molti altri amici, che iniziano a partecipare regolarmente a questi incontri, tra i quali si trovano professori, ingegneri, giornalisti, impiegati, operai, insomma persone comuni, che non avrebbero mai pensato di inventarsi una storia del genere, e che per questo motivo si videro attribuita all'inizio gran credibilità. Dopo un certo tempo, il gruppo inizia ad attribuire a questi esseri il nome di V56, anche se il loro vero nome sembra essere Akri, ossia i saggi in sanscrito. Per decenni la vicenda rimane un segreto, fino a quando nel 2007 Bruno Sammaciccia, prima di morire, chiede all'amico Stefano Breccia di riportare per iscritto il fatto. Da qui nasce il libro Contattismi di massa, che a seguito della pubblicazione scatena una polemica di enormi dimensioni. A parte l'assurdità del racconto in sé, quello che veniva criticata maggiormente era la totale assenza di prove e, in seguito, l'inaffidabilità dei protagonisti. Il tutto sembrava una truffa colossale, anche se non si riusciva a capire né il perché fosse stata organizzata né quale fosse il suo scopo. In effetti, anche i protagonisti più in vista all'interno del caso Amicizia non erano diventati né ricchi e né famosi, ma difendevano ancora la storia presentandola come una realtà, sebbene incredibile e difficile da accettare. Tra di essi si trovava Gaspare D'Alama, uno degli amici che aveva assistito in prima persona ai fatti e che concesse qualche anno dopo la pubblicazione del libro un'intervista a diverse riviste dove raccontava la sua versione. Secondo la sua versione, nel gruppo non esistevano dei capi, ma Bruno era il punto di riferimento principale per gli alieni. L'uomo aveva anche un nucleo impiantato dietro all'orecchio che gli permetteva di comunicarsi telepaticamente con gli extraterrestri. Una delle prime assurdità che fu utilizzata dai detrattori per gettare fango sulla vicenda consisteva nel fatto che gli alieni domandavano ai loro compagni umani delle derrate alimentari o dei barili d'acqua. Il gruppo lasciava questi beni in tir parcheggiati in un determinato punto della strada e mentre gli autisti erano distratti smaterializzavano il loro contenuto in un istante, come se fossero padroni di una tecnologia simile al teletrasporto. Lo stesso Gaspare rimaneva scettico di fronte a fatti di questo genere e in molte occasioni pensava che il tutto fosse una messa in scena. Quando iniziava a pensare così, però, riceveva dei messaggi da una radiolina che portava sempre con sé e ritrasmetteva di tanto in tanto le voci di alcuni extraterrestri con i quali era in contatto, che lo invitavano a cambiare il suo modo di pensare. Era come se quegli alieni avessero la possibilità di leggere la sua mente e sapessero con precisione il momento in cui Gaspare stava esprimendo dei dubbi sulla veridicità di quello che stava vivendo. Oltre a questo, per dargli un'ulteriore prova della loro esistenza e superiorità, i V-56 accettarono di mostrargli le loro astronavi, velivoli che vennero in seguito descritti come veri e propri laboratori volanti, ognuna con la sua funzione. Tuttavia, i V-56
non sarebbero stati l'unica razza aliena esistente sul pianeta Terra. Solo nelle basi italiane sarebbero stati presenti più di 200 extraterrestri, organizzati in una confederazione. La base italiana, poi, sarebbe stata solo una delle tante. Ve ne erano presenti anche in Austria, Argentina, Svizzera, Francia e Inghilterra. La domanda più importante a questo punto è: cosa ci facevano gli alieni qui sulla Terra? Che cosa volevano dai loro amici umani? E ancora, da quanto tempo erano qui? La risposta a queste domande era ben nota ai protagonisti della vicenda. Anche se riuscire a farla credere a chi non aveva assistito ai fatti in prima persona era alquanto difficile. Nonostante questo, decine di persone sane di mente e di cultura media, se non elevata, ne furono testimoni oculari e giurarono che i fatti a cui assistettero sono completamente reali. La Terra è un pianeta che gli alieni chiamano pianeta madre, perché è uno dei 50 pianeti della nostra galassia che danno la vita, cioè danno l'uomo. I V-56 dicevano che sulla Terra si sono succedute 6 civiltà differenti, che si sono autodistrutte per colpa di guerre o altri disastri ecologici. L'ultima di queste civiltà conosceva il volo spaziale e una piccola parte è riuscita a salvarsi, viaggiando fino a un altro pianeta. La loro evoluzione è continuata nel corso dei millenni successivi. Sono cresciuti soprattutto in altezza e in seguito sono riusciti a entrare nella Confederazione Galattica. Insomma, i V-56 sarebbero stati sia extraterrestri che ex-terrestri, avrebbero vissuto in precedenza sulla Terra. Il motivo per cui si sarebbero installati nelle basi sotterranee in Italia e altre parti del mondo sarebbe stata la ricerca di quella che veniva definita Uredda. Per spiegarla, Gaspare, durante la sua intervista, disse letteralmente: era apparentemente il vero scopo del loro esperimento con noi. Io lo definisco in questo modo, anche se non è la parola giusta. L'Uredda è l'energia dell'amore. I V-56 conoscono una dozzina di energie che noi non conosciamo e che loro sfruttano per i loro mezzi. L'amore è energia, l'odio è energia e lo siamo anche noi. Sembriamo di materia, ma la materia è energia. Tutto è energia. L'Uredda è l'energia che scaturisce dall'amore e a loro serviva per alimentare i loro strumenti, per ricreare l'aria nelle basi, per far volare i loro velivoli. Fintanto che la producevamo volendoci bene, essendo amici, rispettandoci ed essendo uniti, tra di noi e verso di loro, finché questa energia l'abbiamo alimentata, le cose sono andate avanti. Ma con il passare degli anni, l'ego di ognuno di noi è tornato a galla, abbiamo iniziato a soffrire di gelosie reciproche, di invidie, che poi si sono addirittura trasformate in odio. Allora si è rotto qualcosa. L'Uredda ha iniziato a scemare e i V-56 se ne sono dovuti andare, perché gli strumenti e l'aria stessa nelle basi non erano più alimentati. In mancanza di questa fonte d'energia, gli alieni avrebbero alla fine lasciato le loro basi e sarebbero ritornati sui rispettivi pianeti. Era il 1978, un anno dove si registrò un numero incredibile di avvistamenti UFO in tutto il centro Italia, ma anche l'anno in cui dei misteriosi globi luminosi emersero dall'Adriatico, terrorizzando i pescatori nelle vicinanze e mettendo in allarme la guardia costiera. Quest'ultimo fatto è ben documentato e accadde realmente, quindi è possibile parlare solo di coincidenze? Il caso Amicizia sta facendo parlare di sé da diversi anni ormai. È vero che non gli si è concesso molto credito fino a questo momento, soprattutto in un'epoca dove molto spesso ci domandiamo se possano esistere altre forme di vita intelligente nell'universo, ma dove ancora rifiutiamo l'idea che gli alieni possano aver preso già contatto con noi in passato. Questa storia, quindi, come dovremmo considerarla? Una storiella fantascientifica? L'allucinazione collettiva di un buon numero di persone? Oppure un semplice scherzo che si è spinto più in là del dovuto? Tu cosa ne pensi? È possibile che il caso Amicizia abbia un fondo di verità? Oppure ci stanno davvero prendendo in giro? Certo, l'idea che degli alieni utilizzino l'energia che scaturisce dall'amore e dall'amicizia lancia un messaggio molto positivo. Ma questo è sufficiente per giustificare un racconto di questo genere? Fammelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.